insomma, dai, 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 dai. L'intelligenza della piattaforma Disney sta proprio lì, che si fa prendere in giro a casa sua, cioè nel senso, noi prendiamo in giro, poi no, non so se si fa dell'ironia, dell'umorismo, si accentuano magari, si adattano cose che in realtà esistono, ma anche se la realtà è sempre per la fantasia, però insomma, se Boris non graffia, non è Boris. Quindi noi intanto, per meglio degli autori della produzione anche della piattaforma che ci ospita, noi siamo contenti perché comunque sul set eravamo tutti felici di girare una quarta serie di Boris. Mancava qualcuno, ma insomma l'abbiamo fatto anche per chi non c'è più. Avevamo un istinto a tre teste in realtà, perché poi avendo la conoscenza di Mattia anche come amico fraterno, certe volte ci immaginavamo come avrebbe cazzeggiato lui, poi certe volte invece lui riusciva a subirci e quindi ci è mancato qualcosa. Però la sensazione sì era di lavorare in tre, e questo abbiamo cercato di rappresentarlo, ma speriamo si sia capito. Quell'idea è di Lorenzo, che di rappresentare così diciamo Mattia. Questa premessa si può fare Boris 4, che fino a quel momento ci sembrava che proprio perché Mattia non c'era. Però Mattia ce lo siamo sentito anche giudice, eh? Ti ricordi nel primo periodo che sì, se ci rompe al cazzo, mi iniziamo invece a scavo un libro. Prego. Ecco. Buongiorno Patrizia Simonetti, Spettacolo Mania, sono qui. Eccoci, ok. Allora, io volevo entrare un attimo proprio in Boris 4, per chi magari non ha ancora visto i due episodi, per chi ci seguirà, e volevo chiedere invece al regista Ferretti e ai produttori Stanis e Corinna cosa dobbiamo aspettarci da questa vita di Gesù e da questo Gesù che insomma 33 anni forse li ha passati da un po'. So che c'è una teoria a riguardo, ma la vorrei sentire dalla vostra stessa voce. Grazie. Comincio io. Vai. Sì, prego. Ma guarda, io, Stanis e Corinna, a me mi impongono, non è che in questo caso poi si sono imposti da soli, perché sono i produttori della vita di Gesù. E assolutamente prova a togliere Stanis dal ruolo di protagonista. Non è facile, ragazzi. Sono 10 anni che ci provo. Vai. Per Corinna anche è un modo per poter fare un ruolo, forse anche. Tania, maledetta. Ossessione di Stanis che vuole a tutti i costi essere Gesù, progetto internazionale, largo, noi ci crediamo come snip, mettiamo così. Ma so Not Italia Production. A parte la. Volevo premettere che non è una parrucca di Gesù. C'è una citazione in realtà dottissima, cioè Stanis sostiene che i nuovi storici israeliani, in particolare Benny Morris, che esiste realmente, è uno dei nuovi storici più in vista, sostengono appunto che Gesù non sia morto a 33 anni, a 50, e Stanis ci crede, perché è così. Posso solo dire di essermi tanto divertito con la parrucca, che se uno non la mette non lo sa. È stato l'ordigno comico più potente che ho avuto in mano da quando sono vivo. E poi fare Gesù a 50 anni non succede spesso. Questo posso dire. Abbiamo iniziato, come si diceva prima, a prendere in giro un po' le reti generaliste, così, no? Adesso invece questa offerta immensa di piattaforme che ci è anche servita, perché comunque noi abbiamo sempre detto in America la sanno fare, in Inghilterra la sanno, poi abbiamo visto, non è vero, anche loro non le sanno fare spesso. Per cui questo ci ha galvanizzato in qualche modo. E quindi ci siamo ritrovati tutto sommato a
prendere in giro, un po' a prendere in giro quelle situazioni, quindi non precisamente una rete o una piattaforma, quelle situazioni dove le cose vengono fatte così, un po' come le facciamo noi di Boris, ecco, diciamo la cazzo di cane. Senza mi fate fare la pelle, guadagniamo tempo, prego. Che devo dire? No, quello che vuoi, questa esperienza, cos'è? No, io posso dire solo che mi sto a cagare sotto perché andremo all'inferno davvero. Ma solo per la quarta, poi dalla quinta alla sesta noi torniamo in paradiso. Ce l'ho, c'è il mio, portato. No, io sono contento che, insomma, che anche grazie ai tre sceneggiatori noi siamo, continuiamo a rappresentare il peggio dell'Italia. Però in senso positivo, nel senso che noi siamo sempre stati dipinti come il Titanic della sceneggiatura, ma in realtà noi siamo come personaggi, in realtà hanno un potenziale di grandissimo talento, però vince sempre lo spaghetto con le vongole a Fregene a pranzo nei giorni feriali, per cui... Ma perché le guardi a me? No, tutto questo è Massimo. No, è stata da parte emozionante, bella, divertente, anche un'esperienza malinconica ovviamente, e a parte l'assenza di Mattia e l'assenza di Roberta Fiorentini, forse un applauso per... mia, scusa Pietro se te la rubo, ma è mancato secondo me proprio la sua nota, lo strumento all'interno dell'orchestra, però speriamo che l'orchestra sia stata abbastanza forte e soprattutto vederci così più vecchi tutti, qualcuno di noi era già vecchio 20 anni fa, alcuni invece sono invecchiati, però bello, ci sta questa malinconia, quindi con questa nota adesso un minuto di silenzio. No, ecco, che non si dica che l'abbiamo fatto per il mutuo. Sono passati 10 anni e avremmo tutti perso la casa. No, io ero molto, quando me l'hanno detto, prima non ci ho creduto, è stata la rottura di un tabù, perché la quarta serie di Boris, appunto, e poi molto spaventato che rivolessero Mariano dentro, un personaggio archiviato felicemente insieme a padre Gabrielli, che sembra sia effettivamente morto, non lo vedrete in questa stagione. E poi invece ci siamo messi, so molto poco della storia perché Mariano è una specie di per fortuna degli altri, di mondo a parte, e mi ha divertito, pensato con loro che oggi sia uno psicopatico di successo, sono passati degli anni, prima era uno psicopatico triste, adesso è uno psicopatico di successo, ma che comunque non poteva mancare in una cosa come la vita di Gesù, perché è un esperto ed è uno appunto che sostiene che la vera vita di Gesù comincia dopo, cioè comincia, poi c'è il Texas, una serie di avventure, lui è anche stato un consulente, insomma, ha avuto un ruolo significativo. Beh, per noi, credo per tutti, è stato bello riappropriarsi di un personaggio che non puoi ripetere da nessuna parte, non puoi riproporlo mai, quindi dopo 15 anni ritornare a risvegliare quella cosa addormentata dentro di te, di me, è stato bello, emozionante. È stata proprio un regalo la quarta stagione, ma per noi è un regalo perché ci siamo rivisti tutti insieme, abbiamo rigiocato e ho capito, questo l'abbiamo detto più volte, che c'è una sorta di pulsantino che tu spingi e noi ritorniamo esattamente in Boris nelle stesse modalità, perché gli vogliamo bene a questi cialtroni, c'è poco da fare, e quindi almeno io sono molto felice. Io mi sono riappassionata da fan vedendolo durante la quarantena, tutto insieme, come finalmente sono riuscita a fare, perché avevamo sempre visto un po' in modo disordinato, e quindi sono, diciamo, tornata vedendo, conoscendo molto meglio i personaggi, tra cui il mio, e quindi mi sentivo ancora più a casa. E poi mi è piaciuto molto il fatto che questi sono essenzialmente dei boomer che arrancano davanti alla novità, alla tecnologia,
alcuni meglio, alcuni peggio, mentre prima erano i maestri, i gran maestri della merda, adesso devono confrontarsi con qualcosa di nuovo. Questo è stato veramente molto divertente. E voi avete visto soltanto le prime due puntate, quindi non sapete che quello che veramente vi stupirà della vita di Gesù sarà la fotografia. Grazie maestro per queste parole. Un senso di grande tenerezza, di una gioia infinita di tornare a giocare come avevamo fatto. Biascica ancora non ha capito che cos'è una piattaforma, pensa a figure geometriche. L'unica cosa che riceve sono degli ammonimenti su tante cose che non si possono fare. Questa cosa a lui lo manda completamente in tilt. E questo fa parte di quella tenerezza del personaggio e di tutti questi esseri umani strani che abitano questo microcosmo che è Boris. Volevo solo citare un altro che è mancato, che è il dottor Cane, Arnaldo Ninchi, era un grandissimo attore di teatro, che accettò al tempo di fare Boris senza essere mai inquadrato. Questo dà la misura di quello che Boris è per tutti noi. Sì, ha ragione quello che dice Nini Bruschetta, che vi stupirà la fotografia, ovviamente non è merito lo suo. Comunque sì. La politica fa parecchio ingiustizia. Sì, Arnaldo Ninchi, è giusto ricordarlo, è stato poi come personaggio rimpiazzato da un'entità che, con cui si avrà a che fare, diciamo. Poi sì, è stato molto, molto bello, ma era come ricominciare dopo 15 anni, dopo pochi giorni, è stata incredibile quella sensazione. E poi volevo girarvi una domanda in realtà, perché questo secondo boom che c'è stato sulle piattaforme, che ha coinvolto una generazione ovviamente molto più giovane, che probabilmente non conosce, non bazzica la televisione generalista di 10 anni fa, perché si è appassionata così tanto? Non conosce, io non ho una risposta, ce l'ha Pietro. Io tantomeno, mi sembra un modo fantastico di chiudere questo, lasciare aleggiare questo interrogativo su queste persone. Cioè, adesso ti puoi anche togliere la calotta. Esatto. No, un bellissimo interrogativo che poi ognuno di noi nella propria apertura interiore. Per me Boris è una vera gioia, veramente. Io credo che nella carriera di un attore non sia difficile avere un personaggio così bello, scritto bene, strutturato bene come René Ferretti. Io e René ci amiamo da tanti anni e veramente vorrei abbracciarvi tutti. Però è anche vero che noi siamo venditori di risate, e se riesce a capire che, se riesce a dire qualcosa facendo ridere, abbiamo raggiunto il nostro scopo. E quindi se noi vediamo che ci sono un po' di cose divertenti, è un contenitore abbastanza grande per poter fare arrivare delle cose appunto facendo ridere, e lì la scrittura diventa più semplice. Io portando un senso, sono molto contento, abbiamo fatto una quarta stagione, perché dopo che avevamo convintamente chiuso la partita apparentemente con la terza, perché un po' ci occupava tutto l'anno scriverla, girarla, montarla, e volevamo fare delle altre cose, poi però mi sono ricordato di quando io ero fruitore di sitcom e non ho mai considerato che le sitcom avessero il diritto di terminare. Avevo io il diritto a un certo punto di dire vabbè, avete stufato, siete ripetitivi, ma dove mi aspettavo una nuova stagione delle mie sitcom preferite. E tutto sommato le sitcom credo appartengano molto al pubblico, e quindi sentivo che c'era un avevamo interrotto in qualche modo, una sitcom non si interrompe, decade, deve decadere. Spero che non succeda. Noi saremo sempre sulla bench.
stai dicendo che Boris è una sitcom, perché ho fatto 10 anni di promozione in cui dovevo dire che non era una sitcom. Cioè, è uno scoop questo. Però è una serie da 30 minuti e fa ridere come Mariani. No, la sitcom c'ha l'unità di luogo e la risata sotto, attenzione, abbiamo un dibattito. No, la risata sotto, cioè io e Zucca abbiamo fatto la sitcom. Gli americani lo chiamano one camera sitcom, ci sono tante sitcom che non sono.